Lady Radio. Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio. Cosa succede in città? Cosa abbiamo raccontato questa mattina? Cosa del tema? Quello della gera del mattino. Non abbiamo poco tempo, insomma, per esporre, soprattutto per riascoltare i tanti interventi di un argomento, naturalmente, che ha visto molti di voi partecipare al 3925727775. Ci siamo occupati del servizio militare o civile. Tornare all'obbligo per educare nuove generazioni è stata la proposta di Sandro Fallani, il sindaco di Scandicci, proprio alle di radio, una proposta che comunque ha fatto discutere, come sempre, insomma, ci sono le varie divisioni. Ne abbiamo parlato con uno studente universitario, Lorenzo Sodero, ma anche con Armando Colotta, che è andato dall'avvocato Luca Arinci, che ci ha raccontato la sua esperienza da obiettore. E allora partiamo intanto dal sindaco Sandro Fallani, sentiamo cosa ci ha detto. Buongiorno a tutti e grazie anche di aver dato questo spazio a una suggestione che abbiamo costruito insieme in un precedente intervento di qualche giorno fa. Innanzitutto io credo che, come è normale nella vita di ciascuno di noi, della nostra generazione, delle generazioni precedenti, il racconto del militare o servizio civile sia è un racconto formativo della propria vita in un senso o nell'altro. C'è chi ha avuto un'esperienza bellissima, c'è chi non la chi la ricorda male, chi insomma, e quindi fa parte della memoria generazionale. Secondo me questo è il primo elemento da cardinare, cioè pensare che nella prospettiva del futuro ci sia un ricordo del passato. Cioè noi dobbiamo tirare una riga, visto ormai sono 20 anni che non c'è più l'obbligatorietà del servizio civile militare, e riflettere sui 2050, cioè se nelle generazioni andiamo a costruire i nostri figlioli, dei nostri nipoti futuri, ci debba essere in una qualche forma e in qualche modo completamente nuovo rispetto al passato, una forma di servizio nei confronti della collettività in forma obbligatoria, organizzata dentro o fuori percorso scolastico e via. E questo è il tema di fondo, cioè se questo è utile all'Italia, ai nostri figlioli e alla nostra famiglia, alla nostra tenuta sociale, oppure non è utile, non è il ricordo di quello che era un tempo il servizio militare o il servizio civile, che ha avuto storie e percorsi tutto affatto diversi rispetto ai presupposti di oggi. Bene, quindi presupposti diversi, però l'idea di anticiparlo come età? Allora, io quello che penso come suggestione, come avevo anticipato anche nella chiacchierata precedente, non sono un tecnico, non ho approfondito la questione. Abbiamo una legge sull'educazione civica e milioni di italiani hanno sottoscritto nel referendum e poi è diventata una legge della reintroduzione dell'obbligatorietà di una formazione civica dentro il percorso obbligatorio scolastico dei nostri figlioli. Che significa? È un sentimento generale, quello di rifare il patto con lo Stato, cioè di rifare il patto con la comunità in qualche modo. Quindi per me quello che vedo è dall'inizio, cioè da quando uno introduce l'obbligo scolastico, quindi dai 6 anni fino a chi non arriva alla maturità, ci deve essere un percorso di formazione, un servizio civile esterno integrato con la comunità, va bene? E quindi si può fare nella pubblica assistenza, nella misericordia, nell'ente locale, nei vigili, nei carabinieri, eccetera. Come servizio può dare più avanti dei crediti formativi che servono e siano delle patenti in qualche modo, che servono anche a conseguire dei risultati formali. È un'educazione alla cittadinanza, è un patto di comunità che stringe l'uno all'altro, che non deve, è buffa questa cosa, cioè servire lo Stato interferisce con la mia vita privata, servire lo Stato forma la tua vita privata, non deve essere un orpello in fondo, ha visto perfettamente dopo uno ha studiato 25 anni può andare a lavorare e deve fare obbligatoriamente un anno di servizio militare civile. No, questa è la concezione vecchia. Dentro la formazione del cittadino, noi si diventa cittadini fuori dai cancelli di scuola, siamo figlioli dentro le mura di casa, ci deve essere anche un obbligo organizzato insieme, condiviso con le persone, con le associazioni, il volontariato, eccetera, di formarsi alla cittadinanza. Tutto qua. Queste, come avete sentito, le parole del sindaco Sandro Fallani. Allora mi diceva giustamente Paradisi che abbiamo il tempo solo per farvi ascoltare un altro contributo audio degli interventi di questa mattina. Allora sentiamo Armando Colotta nella sua presentazione insieme all'avvocato Luca Arinci, che ci ha raccontato la sua esperienza da obiettore. Di Luca Arinci, 50 anni tra non molto, professione avvocato, che ci racconterà il momento in cui aprì la cassetta delle lettere di casa sua a suo tempo e trovò la cartolina
e disse puntini, puntini, puntini. Buongiorno, ben trovato avvocato. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Cosa disse quando aprì quella cassetta fatidica e trovò la fatidica cartolina? Io ho anticipato, diciamo, in quel momento anticipai l'arrivo della cartolina, perché nel momento in cui mi resi conto in che sarei dovuto ovviamente partire prima o poi durante alla fine del percorso universitario per la leva allora obbligatoria, presentai la domanda di per svolgere il servizio civile. E quindi quando è arrivata la cartolina non mi ero ancora laureato, perché avevo superato insomma i limiti, probabilmente ero a memoria, sono passati tanti anni. Comunque insomma arrivò la cartolina e mi trovai comunque a dover affrontare allora 10 mesi di questo periodo, uffici di metterlo in cui erano già state scelte 10 mesi il servizio civile, che vedevo, anche se avevo scelto diciamo, il percorso civile e non quello militare, allora come una perdita di tempo, perché mi mancava, se non erro, un esame o poco meno, insomma dovevo fare un esame e poi avrei dovuto affrontare tutto il percorso della stesura della laurea. E quindi pensai che mi avrebbero tolto 10 mesi, anche perché poi avevo deciso ovviamente di svolgere la professione di avvocato, quindi avevo davanti dopo la laurea anche l'obbligatorietà di svolgere il tirocinio formativo allora di 24 mesi, e vado a memoria, ma insomma se si perdeva il momento dell'iscrizione per fare la pratica forense entro, mi sembra, ottobre, insomma l'autunno, si slittava addirittura di un anno, per cui se presentavi la domanda qualche mese dopo diventavano sostanzialmente 3 prima di fare l'esame di abilitazione. E insomma, allora era effettivamente l'ho vissuta come una perdita di tempo. Un anno buttato via. Posso chiederle per curiosità, perché andava molto di moda all'epoca la fatidica frase della mamma, almeno a me me l'ha rivolta tante volte, nonostante a me abbia impartito un'educazione ferrea, liscia, mi disse ti farebbe bene, quante volte me l'ha ripetuto, ti farebbe bene un anno di maglia, ti farebbe bene. Ecco, a lei la mamma l'ha detto, avvocato? Beh sì, sì, magari non in quel momento in cui ero già abbastanza grandicello, però per esempio sì, lo dicevano a tutti, insomma era, anche se io, come immagino anche lei, noi facciamo parte di una generazione dove per avere un'emancipazione, un'uscita di casa, non c'era bisogno poi di fare il miracolo, poi cambia ovviamente la realtà, però insomma la generazione moderna possiamo definirci ancora queste, e quindi si poteva uscire di casa anche senza necessità di attendere la naia, insomma. Però la frase era... Erano 5 anni che ero già a Firenze, ero già abbondantemente uscito di casa, però diciamo che era una frase ricorrente, no? nelle mura domestiche da parte dei genitori, soprattutto nei confronti di quei figli che poi alla fine non avevano avuto la fortuna che può aver avuto una persona come me, che è andato a studiare in un'altra città lontano da casa. Questa è la prima infarinatura, il primo quadro. Francesco, ti ripasso la palla. Grazie anche ad Armando Colotta, naturalmente la palla ripassa in studio, perché siamo davvero giunti al termine di questo nostro appuntamento. Adesso torno infatti alle di Radio Lo Sport, restate con noi. Sono le 11:28. Sai che c'è? Un cioè giornale a Firenze. Eccolo, gli è arrivato Pofoghi. Eh sì, buona Ugo, ci abbiamo il Tirreno a Firenze. I che ci ha, ci ole. Dal 18 maggio esce il Tirreno Firenze, il nuovo quotidiano dalla parte della città e dei cittadini. Cronaca, inchieste, interviste, approfondimenti e grandi firme. Finalmente l'informazione dal cuore della Toscana. Il Tirreno Firenze, la forza delle idee. Ristorante Alfredo, gusto e onestà, ogni piatto ha un pregio. Mario con i suoi piatti qui li accoglierà in zona libertà. Ristorante Alfredo. Ristorante Alfredo, Viale Don Minzoni 3 Rosso. Oltre 1000 chilometri con un pieno e circoli anche in ZTL. Gamma Dacia Sandero Ecodimenzina più GPL. Non smette mai di stupirti. A maggio da 3 euro al giorno, sia da 90 euro rata mese con plus valore Dacia in caso di rottamazione e incentivi statali. Anticipo 2370 euro, TAN 599, TAI GOT 51, 36 rate. Rata finale 7656 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Dacia Fin. Info in sede. Scopri i vantaggi degli incentivi statali sulla gamma Dacia. Vi aspettiamo nelle concessionarie Nuova Comauto. Lady Radio 1982-2022. Buon compleanno Lady Radio! 40 anni insieme, anche nel...
1982. Il 16 maggio sfuma il sogno del terzo scudetto della Fiorentina. La squadra viola lo perde all'ultima giornata, derubata dalla Juventus. Nasce il detto: meglio secondi che ladri. Nel primo tempo, reclamo da parte del Catanzaro. Un lancio di Mauro per Borghi, che scatta affiancato da Brio, che va a colpire proprio sulla faccia Borghi, che finisce a terra. Borghi probabilmente era in vantaggio in velocità sullo Juventino. L'arbitro in questo caso ha lasciato correre ed eravamo sullo 0-0. Al 14esimo l'incantesimo sembrava rotto, lo scudetto per un istante prendeva la via di Firenze, ma il gol di Graziani era viziato da un precedente fallo di Bertoni su corti in uscita. Dice che io abbia fatto fallo, nessun fallo, perché io iba a saltare con il difensore mi teneva preso, dopo quando è uscito il portiero ha cioccato con suo compagno e ha cascato, io non faccio fallo ahí. 1982-2022, da 40 anni la tua radio è Lady Radio. Tanti auguri Lady Radio. Cosa succede? Cosa succede in città? Cosa succede in città? 30 minuti di sport. 11 e 31 minuti qui su Lady Radio, buongiorno a tutti da Duccio Mazzoni e ben ritrovati, seconda mezz'ora di sport di questa mattinata con ancora 30 minuti a disposizione per voi ascoltatori per chiamare in diretta e intervenire il giorno dopo Samp 4 Fiorentina 1 nella gara che poteva consegnare l'Europa dopo 5 anni, che invece ha visto insomma un bel si fa per dire 4-1 per quanto riguarda la Sampdoria, con la Fiorentina insomma che esce malamente dalla sfida di ieri. Oggi insomma allenamento al centro sportivo. Firenze Viola riporta addirittura di toni accesi questa mattina, con lunghi colloqui tra le varie parti, con Pradè e Barone, che hanno riservato parole dure alla squadra prima dell'allenamento. La dirigenza ha sottolineato la delusione per l'inatteso calo espresso, così scrive Giulio Falciani su Firenze Viola. Ora, se fosse così, mi sembra delle cose di calcio, giusto, ma di solito le partite andrebbero preparate prima, non dopo, anche se poi italiano ha detto come poi alla fine tutte le preparazioni sono uguali, però insomma quella rilassatezza lì non è sicuramente piaciuta ai tifosi. Ecco, 3925727775 il numero per i vostri sms WhatsApp, 0 55 57 2637 per chiamarci in diretta. C'è una corsa al biglietto per esserci sabato sera, perché l'orario ufficiale di Fiorentina Juventus, per chi se lo fosse perso, sarà sabato sera alle 20:45, quindi si chiuderà con una giornata di anticipo il campionato della Fiorentina, non la domenica ma il sabato, in contemporanea alla sfida della Lazio contro il Verona, abbastanza inutile perché la Lazio è sicura di andare in Europa con il pareggio di ieri a Torino. È invece utile per la Fiorentina sapere cosa succederà a Bergamo, perché si affronteranno Atalanta ed Empoli, che insomma sono soprattutto l'Atalanta la squadra a cui la Fiorentina deve guardare, perché insomma è la squadra che può contendere il posto europeo ai Viola. La Roma invece avanti di un punto e anche in questo caso si giocherà sapendo quello che farà, visto che la Roma gioca venerdì sera, perché ha chiesto l'anticipo ottenuto dalla Lega per poi preparare con un giorno in più la sfida di Europa League, la finale di Tirana contro il Feyenoord. Sentiamo un po' di Vincenzo Italiano su cosa dovrà fare la Fiorentina contro la Juve per essere diversa da quella di ieri sera. Lui dirà oggi, perché ovviamente il file è relativo alla conferenza stampa e il post partita. Sentiamo. Ma speriamo di riuscirci a ricaricarlo, speriamo di ripresentare l'atteggiamento quello spavaldo e coraggioso che abbiamo fatto vedere durante l'anno. Io do grandissimi meriti all'avversario, perché ripeto, l'avversario oggi è stato più bravo della Fiorentina, un avversario che ha giocatori di altissima qualità, che si è svegliato bene, si è liberato di testa, è venuto qui oggi a giocare in maniera tranquilla e serena ed è stata più brava di noi. Questo è quello che mi sento di dire per quanto riguarda oggi. In 3 giorni dobbiamo ricaricare le pile, presentarci con un altro atteggiamento. Mi auguro che lo stadio ci trascini, giochiamo contro una squadra che non siamo mai riusciti a batterla quest'anno, addirittura mai a fargli un gol, quindi se vogliamo gioire tutti insieme dobbiamo essere diversi da oggi.
Bene, questo Vincenzo Italiano, insomma, ha detto che poi, insomma, per quanto riguarda la Juve, stavamo cercando di capire anche con Federico Sartori, magari nel Radio Viola, e oggi pomeriggio vi darà degli aggiornamenti sul fronte biglietti. Stando a quello che si vede su Ticket One, la disponibilità, diciamo, più maggiore è per la curva Ferrovia, mentre segnalata esaurita la curva Fiesole e altri settori dello stadio. Sappiamo che, insomma, ci sono delle limitazioni per i tifosi della Juventus residenti in Piemonte, possono andare solo nel settore ospiti. Ora, queste limitazioni mi fanno scappare un po' da ridere, perché sinceramente ci sono tanti tifosi, forse sono più tifosi della Juventus in Toscana fuori da Firenze che in Piemonte, quindi magari possono andare in altri settori. Ora vedremo cosa deciderà anche il GOS nelle riunioni, proprio per arrivare anche da un punto di vista di ordine pubblico a questa sfida in posizione tranquilla. Ovviamente l'idea è quella di accompagnare, di spingere la squadra verso una vittoria che significherebbe Europa. Non so se ci sono i primi messaggi degli ascoltatori. Luca, 3925727775, li stai sentendo? Ti do tutto il tempo del caso, intanto facciamo un po' una ricognizione anche di quelle che sono state le pagelle nei quotidiani. Allora, per tanti il peggiore è Cabral, che prende 4. Io dico sinceramente, nelle pagelle di Lady Radio di ieri e di Repubblica stamattina, non ho dato 4 a Cabral, perché mi sembra che, pur facendo male, non è stato il peggiore in campo. Tra i peggiori in campo sicuramente Duncan, un primo tempo disastroso, e altri giocatori. Iconea ha fatto, secondo me, peggio di Cabral. Il migliore è Terracciano, che comunque, nonostante prenda 4 gol, comunque si salva. Per tutto il resto una sfilza tra 4,5, 5 e non solo, a seconda ovviamente dei giocatori. Per esempio Bonaventura prende 5, Gonzalez prende 5 per la rete sul rigore, però poi ci sono di 4,5 soprattutto alla fase difensiva. Sembra impossibile, ma possiamo arrivare ancora in Europa League. La Roma non credo vincerà a Torino, Marco Forza Viola. Poi la Roma bisogna vedere come la prepara questa finale, cioè, nel senso, qualcuno da Roma sostiene anche che dentro Mourinho ci sia talmente tanto la voglia di arrivare a vincere quella finale di Tirana che poco importa se in campionato arrivi ottavo, cioè l'idea di vincere un trofeo è più importante di un piazzamento. Quindi ci sta anche che la Roma possa cedere spazio a un Torino che invece, nello spirito Juric, uno spirito che non piace a tanti ascoltatori, si giocherà la sua partita, quasi la partita della vita, pur essendo salve, non avendo niente da chiedere. Roberto, ben ritrovato su Lady Radio, buongiorno. Buongiorno. Sì, ciao Lucio, buongiorno. Vabbè, giornata triste oggi, perché chiaramente noi domenica si poteva essere come la Sampdoria ieri, tranquilli, facevamo la nostra partita con la Juventus e sicuramente saremmo stati liberi di testa. Però a me il discorso di Italiano, che dice che tutti bisogna essere comunque sia da trascinare la squadra, ma dico io, ma ieri, ma quanti tifosi c'era della Fiorentina? Ma ragazzi, ma 1700. Ma noi ci siamo, sì. Ma con questa squadra sicuramente Italiano c'ha da lavorarci su questa storia degli stimoli, la concentrazione a una squadra che con le grosse fa veramente delle cose straordinarie. Noi, se si perde l'Europa quest'anno, perché si è persa con delle squadre che veramente erano ormai tutti si sta dicendo. E poi un'altra cosa, a me quei tifosi, e giustamente stamani te l'hai ribadito, ma quelli che dicono che la Fiorentina non vuole andare nell'Europa, ma che li hanno? Ma qualche tifoso veramente non sa nulla di calcio, perché ma figurati se un giocatore va in campo o la società per non andare in Europa. Io non ci voglio cose. Non ci voglio minimamente pensare a queste cose, sono illazioni, insomma. Il discorso è magari diverso se uno dice, Roberto, e gli posso dar ragione, che da Italiano e dalla squadra si è sempre sentito un messaggio, no, per arrivare in Europa. La società è sempre stata con un profilo più basso, dicendo si pensa partita dopo partita. Quindi questo lo posso dire, però non è che hanno detto come disse Cognini tanti anni fa, però se si va in Champions è un problema perché costa di più. Ecco, questo lasciamo fare. Esatto. Però comunque sia, ora, indipendentemente dal discorso che la società ha detto si vuole restare sulla parte sinistra, ma la parte sinistra può essere al quarto posto, al terzo posto, al settimo, ottavo, cioè non è che hanno detto si vuole arrivare ottavo o noni. Quindi io poi
è chiaro che poi se uno fa il conto della serva dice bene, quest'anno non si può dire nulla, perché chi se lo sarebbe mai immaginato di essere in questa posizione, addirittura a lottarsi per un posto in Europa. E quindi secondo me è positivo, però bisogna riconoscere che c'è chiaramente, nella speranza, penso che resti italiano, che anche lui deve lavorare su questo discorso mentale, che non è possibile vedere nelle partite anche come ieri, come l'Udinese, poi senza fare l'elenco, che abbiamo buttato via punti. Bene, grazie, grazie Roberto, grazie. Poi attendiamo altri ascoltatori qui alle di radio, quindi 3925727775 il numero per i vostri sms WhatsApp, 0555777 per chiamarci in diretta. Saluto l'amico Doriano che giustamente stamani ci manda un messaggio con quattro belle pere e ce lo prendiamo tutto. Ieri, caro Doriano, sono stati giorni di godimento. Hai goduto domenica per la retrocessione in Genoa, hai goduto ieri con la vittoria della Sampdoria, insomma. In un'annata un po' triste hai trovato comunque oggetto per godere. Bene, andiamo con un po' di WhatsApp vocali. Ciao Duccio, te l'hanno bello chiesto 74 volte, ma se la Roma la vince l'Europa League e arriva ottava, non sia in Europa League, mi sembra di aver capito. Ma Duccio, ma come fa a parlare di calo la dirigenza con la mosceria che ha dimostrato fino ad ora, con un presidente che manco c'è, manco è presente in un momento così importante? Se un presidente avesse così a cuore l'Europa per la sua squadra, come minimo starebbe qui, sarebbe a Firenze. Pasquale da Roma. Buongiorno, parole dure da Prate del Barone alla squadra, troppo rilassati. Allora era rilassato anche quando comprava Cojolin, Cabral, Cumè e via e via. Loro non erano troppo rilassati? Bene, questi vostri messaggi, sì, volevo rispondere al calcolo dell'ascoltatore dicendo che comunque sì, se la Roma arriva ottava e vince la Conference League ci sono 8 squadre italiane alle prossime competizioni, ormai è un messaggio sdoganato da tutti, quindi funzionerà così e in quel caso andrà la Roma la quinta e la sesta in Europa League e la settima farà ugualmente la Conference, quindi ci saranno 4 squadre in Champions, 3 squadre in Europa League e poi una squadra che farà la Conference, quindi noi paradossalmente bisognerebbe tifare affinché la Roma arrivi ottava o comunque insomma vincendo siamo comunque sicuri del settimo posto, ecco, se passiamo la Roma sarà addirittura Europa League, quindi insomma c'è questo scenario perché è ancora tutto possibile, perché ieri siamo rimasti tutti molto delusi dalla partita, però ancora tutto è possibile, cioè nel senso addirittura arrivare sesti e centrare il traguardo dell'Europa League direttamente alla fase a gironi, così i giocatori possono fare anche tutte le vacanze del caso, citando una battuta che ha fatto qualcuno stamani, quindi questo è il mood. Poi sul resto io sinceramente, allora, da un punto di vista comunicativo non voglio alimentare tanti discorsi, dico semplicemente una bella frase in cui comunque Barone o Pradè dicesse nel passato per noi l'Europa, ma non a marzo, non a febbraio, cioè non quando il campionato ancora doveva mettere le sentenze, ma nel rush finale, nelle ultime 5 giornate, magari anche lunedì scorso poi a vittoria con la Roma, che l'Europa è un obiettivo, vogliamo arrivarci, visto che siamo qua vogliamo arrivarci fino in fondo, ecco, mi sarebbe piaciuta. Invece ho sentito spesso un po' una melina facendo complimenti a tutto, però la frase pensiamo dopo partita dopo partita, che secondo me non è sbagliato, ma non è nemmeno il modo giusto per dire, insomma, visto che comunque più volte questa società ha detto di voler portare la Fiorentina ai livelli che Firenze merita e nel calcio è l'Europa, ecco, ora che ci siamo vicini, insomma, una bella come dire infocata non sarebbe stata male. Pubblicità e poi torniamo. Ristorante La Cavallina, Barberino di Mugello. Ci trovi a 200 metri dal casello autostradale, aperto tutti i giorni. Specialità, bistecca alla fiorentina e prodotti tipici toscani. Car Village Firenze presenta Fuori Tutto. Dal 20 al 22 maggio, prezzi mai visti su auto nuove, usate, chilometri zero e a noleggio. Un esempio, Fiat Panda del 2019 a 6.950 euro. Affrettati, abbiamo pochi pezzi disponibili. Fuori Tutto Car Village, in via Lucchese 19B, zona Osmannoro. Sai che c'è?
un c'ho il giornale a Firenze. Eccolo, gli è arrivato po' fuochi. Eh sì, buona Ugo, ci abbiamo il Tirreno a Firenze. I che ci ha ci ole. Dal 18 maggio esce il Tirreno Firenze, il nuovo quotidiano dalla parte della città e dei cittadini. Cronaca, inchieste, interviste, approfondimenti e grandi firme. Finalmente l'informazione dal cuore della Toscana. Il Tirreno Firenze, la forza delle idee. Da Troni fino al 25 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro, lo paghi la metà e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. Regolamento nei punti vendita. Troni, 25 anni senza paragoni. Lady Radio. Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio. Ciao Duccio, sono il Doriano, buongiorno. A parte la partita di ieri, è proprio, sono d'accordo con te, la mentalità totalmente sbagliata. Si parte sempre dal presupposto che chi non ha niente da chiedere regali la partita, come disse Mazzarri di Verona 15 giorni fa, che disse che Verona aveva giocato una finale di Champions. E se non si supera questa mentalità qui, si rimarrà sempre il campionato più triste d'Europa. Buona giornata. Ha ragione Doriana, ha ragione, il campionato più triste d'Europa, cultura del sospetto, l'idea che ci sia sempre qualcosa dietro, questa è l'Italia nel 2022, ma non è solo nel calcio, in qualsiasi ambito c'è una cosa, c'è sempre una cosa dietro e non ti dicono, o c'è sempre una cosa dietro logica, una soluzione. Ecco, io sinceramente sinceramente non capisco quest'idea della partita della vita, cioè andare in campo per perdere. Io sinceramente ho visto tante situazioni, ne cito una perché è quella che con i miei amici e compagni di squadra citiamo spesso. Noi con l'Impruneta qualche anno fa, passato quasi più di 10 anni, l'ultima giornata del girone degli juniores regionali, si doveva giocare a Fiesole contro il Fiesole che vincendo sarebbe laureato campione, secondo c'era il Lanciotto che vincendo e approfittando di un passo del Fiesole disse insomma sarebbe diventato campione a sua volta. Quindi era questo intreccio, una settimana insomma passata a discutere con tutte le situazioni, con tutte queste cose. Poi arrivavamo al campo, noi giocavamo la nostra partita, ma il Fiesole era talmente forte, avevano anche giocatori scesi alla prima squadra per l'occasione, con le motivazioni, che vinse 4-1, eppure noi facemmo il nostro gol, creammo le nostre occasioni, giocavamo la nostra partita. Poi la differenza la fece quella che sono le motivazioni, come la dovevano fare ieri. Cioè se la Fiorentina era a una finale dall'Europa, come da una partita all'Europa, doveva metterle in campo, non c'entra nulla tutto il resto. Siamo al delirio, Duccio, ma la Fiorentina, per non alimentare i complottisti, deve esplicitare le intenzioni. No, ma non è per un discorso di complotto, è che credo che una società che dica 4 giornate alla fine l'Europa deve essere adesso il nostro obiettivo, non comunque vada sarà un successo, mandava un messaggio diverso anche ai naviganti, no? Questo era quello che volevo fare intendere, ma non c'è nessuna critica, è semplicemente un'analisi anche di quello che è stato detto. La mentalità non si compra al mercato centrale, l'anno scorso eravamo in fondo alla classifica, ci vuole tempo, messaggio moderato, ma si sono fatte 4 partite come ieri, nemmeno l'asino casca 2 volte nella stessa buca, qualcosa italiano non ha capito. Quindi siamo anche ai proverbi, è vero, povero asino che viene sempre preso come animale che non è molto intelligente, invece l'asino insomma ha comunque le sue peculiarità, ed è un detto perché il nostro Luca Paradisi dice invece l'asino è uno degli animali più intelligenti, è vero, si attacca sempre quell'etichetta ai poveri animali, così come l'ippopotamo è uno degli animali più cattivi, tutti vedono l'ippopotamo un animale bello, grosso, pacioccoso, sì, trovati a tu per tu con l'ippopotamo, poi ti passa la voglia di fare il ganzo, e il povero asino invece è sempre considerato come tra i meno intelligenti. Sentiamo Italiano su come giocarsela all'ultima partita. Sentiamo. Era in casa all'ultima partita, ancora qualcosa di importante, e archiviamo perché non possiamo recriminare, non possiamo stare lì a puntare il dito su tante situazioni, dobbiamo pensare a fare punti con la Juve e giocarci tutto diversamente da quello che abbiamo fatto oggi. Bene, molto flash. Sentiamo anche il passaggio sulle sconfitte esterne, cioè il confronto con le altre sconfitte esterne. Sentiamo. Penso che siano storie diverse, l'abbiamo dimostrato quest'anno, siamo sempre riusciti a reagire. In Serie A per me tutte le partite hanno storie diverse una dall'altra, e oggi
ve l'avevo detto che la temevo perché qua è dura per quanto riguarda l'approccio delle partite, l'atteggiamento. Se non metti l'atteggiamento giusto qui può finire male, loro poi anche liberi mentalmente, quindi è stata una partita sbagliata da parte nostra. E mi dispiace per la gente che è venuta a vederci, mi dispiace perché, ripeto, era la possibilità di avere subito la felicità di arrivare in un posto che secondo me meritiamo, però ne abbiamo un'altra ancora decisiva e ci prepareremo. Bene, questo è il pensiero anche di Italiano. Andiamo anche sul fronte stadio, c'è anche chi ci scrive altri messaggi che leggiamo. Non c'è nessun complotto, i giocatori lo sanno che la società non ha interesse ad andare in Europa, quindi arrivano questi messaggi di chi conosce lo spogliatoio, quindi poi verrà detto questa cosa evidentemente, se sarà così poi lo diremo anche noi, è promesso, non cercheremo di tenere nulla di oscuro. Tra l'altro poi ieri a Genova è stata un giorno di festa perché hanno celebrato il funerale al Grifone. Non so se ci sono stati poi anche degli scontri, no, con i tifosi genuani, ma non credo, se c'era una discreta mobilitazione da parte dei doriani. È chiaro, in città per quelli del Genova sarà un anno molto molto duro, perché non erano più abituati a scendere in Serie B e perché erano stati a loro volta i primi a esultare quando Boselli con quella rete nel derby sparò in Serie B la Sampdoria, con anche il gol di Cevanton a Lecce del derby Bari-Lecce che sancì la salvezza del Lecce e la retrocessione della Sampdoria. Poi c'è chi ci scrive, chi ce l'ha con Italiano, 14 sconfitte su 37 partite, ma cosa vuoi preparare Italiano, vergogna? Bene, siamo al tiro a piccione nei confronti dell'allenatore, mi pare ottimo. Il primo a dire che anche senza Europa avevamo fatto un bel campionato è stato Italiano, quindi non ha motivato lui, il primo responsabile Marco, quindi insomma si va a tirare verso un bersaglio delineato da parte di questi ascoltatori che è Vincenzo Italiano. Allora, stamani ha parlato il presidente della regione toscana Johnny Ojani ai microfoni di Sky TG24 parlando anche del restyling del Franchi, sentiamo. Secondo me è una delle sfide del PNRR a livello nazionale. Noi l'abbiamo inserito e vi sono 150 milioni previsti dal PNRR nella voce della missione 1 che si riferisce ai beni culturali, perché non dimentichiamoci che il Franchi è la prima opera dell'ingegnere architetto Nervi, che poi sarà protagonista al Foro Olimpico anche a Roma e che per la prima volta usò il cemento armato per queste grandi strutture. Pensate che quando il 13 settembre del 1931, quando fu inaugurato, gli operai tolsero le impalcature con cui era stata realizzata la prima tribuna a sbalzo, ovvero senza colonne portanti perché si giocava tutto sui calcoli del cemento armato, gli operai si dettero malati perché avevano paura a crollare. Quindi noi l'abbiamo messa nel PNRR più come bene culturale, come bene sportivo. Cioè, è una sfida un po' per tutti, io spero e sono convinto che ce la facciamo. Lo stadio si fa, ci salutiamo così, Presidente. Esatto, e si fa in una logica tutta italiana che ci rende famosi nel mondo, che il genio creativo dei nostri architetti si è espresso su opere culturali quali anche uno stadio che dà centralità al mondo dello sport. Bene, e questo è il pensiero di Eugenio Ojani anche per quel che riguarda insomma tutto il discorso relativo allo stadio. Sappiamo insomma che sul restyling ci sono, non dico dei problemi, perché poi a giugno ne sapremo anche qualcosa in più per quanto riguarda insomma il progetto definitivo. Quindi insomma vedremo tutte quelle che saranno le novità, come verrà integrato. Per esempio, già il Corriere dello Sport settimana scorsa intervistò David Hirsch, il progettista che ha vinto il bando, dicendo appunto che ha vinto il concorso, dicendo appunto che insomma quelle sarebbero state le migliorie. E poi da lì c'è da unire tutto al tariffario, ai prezzi che ci sono in questi giorni e soprattutto in questo periodo di economia di guerra, come aveva detto il sindaco Nardella. Però insomma piano piano si arriverà a destinazione, piano piano, nel senso che tappa dopo tappa. Poi sappiamo che ci sono dei discorsi relativi alle come dire, a dei tempi da rispettare anche per quanto riguarda i propri fondi europei. Un cronoprogramma abbastanza stabilito e abbastanza pressante anche per chi questo progetto deve fare, perché sappiamo, parlando anche con gli addetti ai lavori, che è una cosa molto molto
complessa in relazione ai tempi, quindi se si porterà al termine sarà veramente un esempio di Italia che rispetta i tempi, quasi come i tempi americani, non un'Italia che si impasta nella sua burocrazia, perché chi mastica un pochino di architettura sa che per un'opera del genere i tempi che sono stati detti sono tempi, sì, per carità, dilatati, si pensa di 4 anni come se fossero chissà che cosa, ma sono allo stesso tempo, tra progettisti e cose varie, insomma, una situazione diversa. Basti pensare, no, allo stesso centro sportivo a Bagnaripoli, comunque anche lì grazie al sindaco Casini è stato ovviamente la Fiorentina, però connubio tra pubblico e privato, è stato fatto tutto in maniera molto molto veloce da un punto di vista burocratico, e non solo, ancora siamo lontani dal taglio del nastro. Perché? Perché poi ci sono delle situazioni relative ai materiali che sono lievitate complice la guerra, penso all'acciaio, la cifra è andata addirittura oltre quella che era l'iniziale spesa di commisso, da 80 oltre, si è superato 100 milioni, quindi insomma siamo in un'economia di guerra e comunque connessi con quello che succede. Poi c'è chi ci scrive, eccolo il messaggio su Ramadani: per me, italiano messo su dal suo procuratore, Ramadani sta preparando il bel servito per puntare ad altre squadre. Bene, c'è anche chi vede tutto questo. Siamo arrivati in conclusione, adesso vi lasciamo alla programmazione sportiva Lady Radio alle 12.30, ovviamente appuntamento con Radio Viola, imperdibile come ogni giorno su Lady Radio. Un buon pomeriggio a tutti, a Duccio Mazzoni, grazie a Luca Paradisi per la parte tecnica. Cosa succede? Cosa succede in città? Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio.